Con l'arrivo della bella stagione, i nostri amici a quattro zampe sono esposti a tanti rischi, portandoli ovviamente a passeggio perché le giornate si allungano e abbiamo spesso anche, dottore, più tempo per stare con loro. E spesso si sente parlare del forasacco. Sì. Sì, è un pericolo che possiamo incorrere facilmente nel periodo aprile, maggio e anche tarda estate. Il forasacco è una spiga di graminace, quindi di orzo, dell'avena, eccetera, che si stacca dal suo stelo, cade e il nostro animaletto, di solito il cagnolino, può avere questa opportunità sgradevole di incorrere con questa spighetta. Perché pericolosa? Allora, perché è pericoloso? Proprio per la struttura che ha. È a forma di lancia, quindi lanceolata, con una punta dura e lateralmente queste due alette che contengono dei piccoli aculei, proprio microscopici. E questa caratteristica, questa struttura, permette a questa spighetta di entrare sempre e non ha la possibilità di tornare indietro, quindi va sempre a progredire. Quali sono quindi i rischi per i nostri cagnolini? Allora, questa struttura particolare ha la capacità di poter penetrare in diverse parti del corpo dell'animale. Maggiormente esposto è l'orecchio. Quindi noi vediamo che il cagnolino cammina, a un certo punto ha una sintomatologia acuta, quindi forte dolore, quindi abbaio, urlo. L'animale tende a piegare la testa, molte volte a strusciarla, e questo è un sintomo quasi esplicativo dell'entrata di qualcosa. Un altro sintomo e un'altra possibilità è quella del naso, a livello nasale. E lì si hanno starnuti, principalmente abbiamo tanti starnuti, uno dietro l'altro, con fuoriuscita molte volte di piccoli gocciolini di sangue, o addirittura di un bel po' di sangue fuoriesce dal naso, quindi un'epistassi abbastanza copiosa. Ci sono delle razze più a rischio? Allora, sicuramente le razze più a rischio sono quei cagnolini che hanno, per esempio i cocker, che hanno delle strutture anche a livello dei orecchi abbastanza predisposte a questo, e poi i cani che hanno l'abitudine, per esempio per quanto riguarda il naso, di andare a usare tutto. Per esempio i cani da caccia molte volte incorrono queste corse che fanno nei campi ad ingerire questi forasacchi, e questa è una situazione estremamente grave perché l'ingestione può portare anche alla possibilità del forasacco di arrivare al livello polmonare. Ma quali sono le zone in cui sono maggiormente presenti? Allora, in quasi tutti i campi, anche in zone che noi possiamo portare per esempio vicino a delle strade, oppure dei parchi, oppure in campagna, l'aperta campagna è sicuramente insomma, la zona più esposta. Altre localizzazioni, per esempio, ecco, ricordiamo comuni, sono quelli per esempio negli spazi interdigitali. Il sintomo è quello di, vediamo il nostro cagnolino, di leccarsi tanto, e molte volte troviamo una pustoletta di arrossata che mostra proprio la presenza di questo piccolo forasacco che è entrato. Delle volte siamo anche fortunati che vedendo le alette che stanno entrando possiamo prenderle e avere la possibilità di estrarle. Per quanto riguarda la cura? Allora, lì soltanto l'opera del veterinario può portare a subito ad agire e a levare il forasacco, sia a livello estratto, a livello oculare, quindi vedendolo con l'otoscopio, poi ci sono delle pinzette che possono portare via il corpo estraneo, anche per quanto riguarda negli spazi interdigitali. E per quanto riguarda invece, per esempio, a livello nasale, ha bisogno dell'anestesia generale, e anche lì abbiamo dei mezzi per poter estrarre il forasacco. La cosa comunque importante... bisogna farlo il prima possibile, dottore, prima possibile. Per evitare che entri ancora di più all'interno del corpicino del nostro amico. Sì, perché questi, per esempio, se noi abbiamo una localizzazione a livello cutaneo, perché riesce
a penetrare a livello cutaneo, noi non ce ne accorgiamo subito, non ci sono delle sintomologie acute di dolore, ma questo è un discorso cronico. Ce ne accorgiamo per il malessere oppure perché in quella zona troviamo del rossore oppure una fuoriuscita di pus. E allora lì bisogna subito andare al veterinario e poter subito agire apportando delle specifiche cure. Grazie dottore per i suoi preziosi consigli, io vi do appuntamento alla prossima puntata.